Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Viola Channel. Oggi è un video dopo tantissimo tempo, quindi ci tengo a salutarvi. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi per non perdervi altri contenuti di questo canale. Ieri si è infortunato Nikola Milenkovic. Il giocatore infatti ha rilevato un problemino all'adduttore che si trascinava da un po' di tempo. L'italiano ha detto che è un giocatore che gioca sempre, quindi ci si poteva aspettare, quindi non è grave. Però ecco svelato il motivo della sua panchina a Udine. Infatti ha fatto giocare Martinez quarta per preservarlo fino alla sfida contro la Juventus. E dopo queste parole di italiano ci si poteva aspettare un infortunio di Milenkovic. Io sono scioccato perché abbiamo venduto Nastasic senza rimpiazzarlo, quindi abbiamo già un difensore in meno perché Nastasic è stato venduto, e poi abbiamo un altro difensore in meno perché Milenkovic si è infarto male e non rientrerà subito, anche in ottica Conference League nella prossima partita, ma ci saranno altri casi. Igor ha preso rosso la scorsa partita di Conference ai preliminari contro il Twente, e giocheremo con Martinez quarta e Ranieri. Era meglio avere Nastasic, che ha più esperienza europea, che Ranieri, che non ha mai giocato alla Fiorentina e che ha giocato una stagione alla Salernitana. Quindi non ho capito bene la mossa di mercato della Fiorentina, o meglio potevamo tenere Nastasic oppure rimpiazzarlo. La prossima partita si giocherà con Igor e Martinez quarta, quindi se Martinez quarta gioca come ha giocato contro la Juventus va benissimo, ma se gioca come ha giocato le scorse ci saranno veramente dei problemi in difesa. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi per altri contenuti di questo genere, e scrivetemi sotto nei commenti con quali video potrei continuare a fare nel canale, perché ora che il calciomercato è finito scarseggiano i contenuti, quindi consigliatemi qua sotto nei commenti. Ciao ragazzi, a presto.